Benny, adesso io non ho mica capito cosa precisamente cosa intendesse da Sara. Tu hai capito? No, io sinceramente non ho capito. Pensavo avessi capito tu, Enrico. Di solito sei tu. Io, vabbè, adesso esageriamo. Però sta cosa che facciamo gli intro troppo rigidi, non ho capito cosa intendesse. Secondo me bisognerà che ne parliamo più a lungo. Intanto forse è anche il caso di iniziare la puntata di oggi. Direi di sì, anche perché se ci focalizziamo troppo sull'essere troppo rigidi, poi perdiamo tempo e rubiamo tempo anche ai nostri ascoltatori, giusto? Sì, e rubiamo tempo anche al nostro ospite che... Giustamente, sì, sempre. Quello sempre, li sequestriamo sempre troppo a lungo. Infatti, allora, onde evitare di andare troppo per le lunghe, ciao a tutti! Questa è la nuova puntata di Radio CICAP, che come sapete è un numero che per noi è aleatorio, non sappiamo il nostro numero perché tanto può succedere di tutto. E io sono Enrico, con me c'è Penelope, che ciao. Adesso ci ricorderà... Cioè, scusa, vabbè, ciao a tutti e tutte! Che adesso ci ricorderà dove ci potete trovare. Sì, allora, questa parte mi piace tantissimo, perché se già ci state ascoltando, ovviamente sapete dove ascoltarci, ma se non volete consigliare a qualcuno il nostro podcast, volete trovarci su un'altra piattaforma, sostanzialmente ci trovate su tutte le piattaforme di podcast, cercando Radio CICAP, ci trovate sul sito del Comitato, sul canale YouTube del CICAP, e potete sempre scriverci una mail a podcast@cicap.org, così fate felice Enrico, giustamente, ecco. Quindi, fatto. Enrico, chi c'è con noi oggi, questa sera, questo pomeriggio, quando ci state ascoltando? Perché abbiamo un grande ospite. Oggi con noi c'è? Oggi con noi c'è Silvano Fuso. Ciao Silvano. Ciao e un saluto a tutti coloro che ci ascoltano. Ah, Silvano. Ciao Silvano. Fuso. Ciao, cioè, naturalmente, ciao era rivolto a entrambi. Sì. Silvano è un chimico, un divulgatore scientifico, hai scritto un sacco di libri, hai fatto un sacco di cose e soprattutto sei anche socio effettivo del CICAP. Esatto. E oggi ti abbiamo cooptato per una serie di temi legati in un certo modo sia a quello che mangiamo e che abbiamo intorno che al... direi, non so, forse all'ambito legislativo in un certo senso, ma adesso vediamo dove andiamo a parare, che sono queste cose mitologiche come gli OGM, il biodinamico, e vedremo appunto dove andiamo a parare. Quindi parto con, proprio partendo dalla prima che ho nominato, con la più semplice. Allora, poi vediamo perché ne abbiamo paura, ma intanto cosa sarebbero questi OGM? Allora, OGM è un acronimo che sta per organismi geneticamente modificati. Diciamo subito che dal punto di vista scientifico si tratta di un'espressione piuttosto vaga, generica, imprecisa. Infatti è principalmente un'espressione di carattere giornalistico, di carattere mediatico. Questo perché? Perché se noi guardiamo, diciamo, dal punto di vista della biologia, qualsiasi essere vivente, inevitabilmente questo essere vivente è geneticamente modificato dall'evoluzione che lo ha preceduto. La vita, infatti, sappiamo ormai, si è sviluppata sulla Terra partendo da un'origine comune e nel corso del tempo ha generato tutte le forme viventi che conosciamo proprio attraverso modificazioni genetiche. Prova ne è che tutti gli esseri viventi hanno una parte del patrimonio genetico in comune. Non so, tanto per fare qualche esempio, noi esseri umani abbiamo circa il 98% del patrimonio genetico in comune con quello delle scimmie, il 90% con quello dei topi e addirittura il 21% con i vermi, quindi anche esseri viventi molto lontani da noi condividono con noi determinati geni. E quindi già queste considerazioni ci fanno capire che è assolutamente naturale non ritrovare i geni di specie diverse in appunto esseri viventi differenti.
Bisogna anche specificare che i geni, no, di cui tanto si parla, non sono tipici di ciascuna specie, ma sono semplicemente delle istruzioni che si possono ritrovare appunto nelle specie più disparate. Non so, possiamo fare un esempio se vogliamo. Noi usiamo le parole per costruire romanzi, poesie, trattati, quello che vogliamo. Se io prendo una parola, che so io, dalla Divina Commedia, non è che questa parola porti con sé tutte le caratteristiche della Divina Commedia. Cioè, la parola ha un suo significato indipendentemente dal contesto in cui si trova. E lo stesso vale per i geni. Invece, purtroppo, è piuttosto diffusa l'idea, no, che il gene, no, porti con sé tutta una serie di caratteristiche dell'essere vivente da cui questo gene è stato tratto. Questo, come vedremo, genera una serie di fraintendimenti, soprattutto riguardo alla natura degli OGM. Quindi dicevamo appunto che OGM è un termine essenzialmente giornalistico, tant'è vero che qualcuno si è divertito così un po' provocatoriamente e un po' ironicamente a fare delle variazioni sul tema, no? Qualcuno dice che OGM sta per organismi giornalisticamente modificati, o qualcuno addirittura si è spinta a dire che OGM sta per ottuse guerre mediatiche, per sottolineare appunto le feroci discussioni che sono nate a proposito degli OGM, spesso basate su scarsissime informazioni scientifiche. No, io ho una domanda che davvero mi incuriosisce, perché sostanzialmente sono due domande, ma cerco di accorparle in una perché secondo me ha senso. Allora, ad esempio, io amo tantissimo i mandaranci, non è periodo, però amo tantissimo i mandaranci. Uh-huh. E il concetto, ovviamente anche solo a livello di nome, mandarancio, mi fa venire in mente che sia un qualcosa che mischia in qualche modo cioè il mandarino e l'arancio. La domanda è: esistono degli OGM naturali? In parte hai già risposto, ma proprio naturali nel senso di dire che si creano in natura, specialmente in quello che mangiamo? E se la risposta è sì, perché noi di questi spesso e volentieri non ne abbiamo paura, mentre quando magari leggiamo su un frutto, un'arancia normale, arancia OGM, ci viene il panico e diciamo no, oddio, cosa ci hanno messo in questa arancia, non è più un'arancia. Certo, sì, sì, una domanda assolutamente pertinente alla quale rispondo volentieri. Allora, l'uomo, da quando ha smesso di essere un semplice cacciatore e raccoglitore e ha cominciato a praticare l'agricoltura, ha da sempre cercato di selezionare specie vegetali e anche animali, ovviamente, nel campo della tecnologia, che, della zootecnia, scusate, che fossero vantaggiose per se stesso. E quindi, facendo questo, ha attuato delle selezioni genetiche, quindi selezionando appunto determinate varietà, facendole riprodurre e quant'altro, molto spesso anche incrociando varietà diverse, come nel caso ad esempio dei mandaranci che tu citavi. Il problema è che appunto queste selezioni attuate nella maniera tradizionale richiedono tempi molto, molto lunghi, no? Per ottenere una varietà con determinate caratteristiche a volte sono necessarie moltissime generazioni. Quando si parla più propriamente invece di OGM, si fa riferimento a delle tecniche ben precise che vengono chiamate tecnicamente tecniche del DNA ricombinante. Cioè, in pratica, anziché procedere con la selezione tradizionale, si può agire attraverso queste tecniche direttamente sui geni, e questo permette di avere rapidamente modificazioni genetiche, non solo, ma anche sapendo esattamente in anticipo quali caratteristiche l'organismo
acquisirà in seguito a queste manipolazioni. Quindi la grossa differenza rispetto alle tecniche tradizionali utilizzate appunto da millenni dagli agricoltori e dagli allevatori è proprio questa, cioè con queste tecniche di ingegneria genetica, diciamo così, in senso lato, si riescono ad ottenere risultati molto più rapidamente e in maniera molto più mirata, quindi riuscendo ad ottenere esattamente quello che si vuole. Quindi la grossa differenza è questa sostanzialmente. Ma allora, cioè, chiaro è chiaro, però perché allora ci vengono tutti questi dubbi su delle cose che appunto in qualche modo, cioè per come poi vengono realizzate, solo un meccanismo più efficace e più veloce e quindi da un lato più funzionale? Cioè come mai allora spesso e volentieri siamo più spaventati quando appunto abbiamo l'idea che un alimento o un qualcosa con cui abbiamo a che fare è OGM rispetto a qualcosa che invece ci tendiamo a credere naturale? Anche questa è un'ottima domanda. In genere, no, facendo considerazioni appunto assolutamente generali, le nuove tecnologie inizialmente creano una certa diffidenza e, se vogliamo, può anche essere plausibile all'inizio, no, avere un'attenzione particolare, perché non si conoscono esattamente le conseguenze che queste nuove tecniche possono comportare. Oramai però queste tecniche appunto del DNA ricombinante esistono da moltissimi anni. Le prime coltivazioni OGM sono iniziate più o meno a metà degli anni 90, quindi ormai sono tecniche molto ben collaudate, molto ben conosciute. E ciò nonostante, molta gente ha continuamente questo atteggiamento di diffidenza, se non addirittura di paura, perché sostanzialmente circolano tante fake news, potremmo dire, cioè notizie assolutamente prive di fondamento riguardanti a questi prodotti appunto chiamati OGM. C'è anche un altro motivo, se vogliamo, di carattere più economico. Dicevamo appunto a metà degli anni 90, quando queste coltivazioni OGM hanno cominciato a diffondersi, tra l'altro aumentando anche anno dopo anno a un ritmo piuttosto veloce, dicevo, questo ha creato un vero terremoto a livello di mercato agroalimentare. E quindi ha turbato proprio i mercati, creando malcontento soprattutto nelle aziende e nelle imprese che operavano in questo settore. Questo malcontento forse può aiutare a comprendere come mai si sia fin dall'inizio scatenata contro gli OGM una campagna mediatica che aveva l'obiettivo proprio di demonizzare questi nuovi prodotti. E questa campagna mediatica sicuramente ha fortemente influenzato l'opinione pubblica. Inoltre, per motivi che vedremo fra un attimo, è successo che la gestione, diciamo, di queste tecnologie, i brevetti legati a queste tecnologie, sono finite nelle mani di pochissimi attori, principalmente le grosse multinazionali, soprattutto una, no, che viene continuamente additata come quasi demoniaca nell'ambito agroalimentare, che è la Monsanto. Questi grossi gruppi appunto multinazionali detengono attualmente una sorta di monopolio nel settore degli OGM. Tuttavia vale anche la pena cercare di capire come mai si è verificato il nascere, diciamo, di questa sorta di monopolio o di oligopolio, se vogliamo. E questo paradossalmente è stato determinato proprio dagli oppositori degli OGM e primi fra tutti i vari movimenti ambientalisti,
che sono sempre stati in prima linea, no, nel criticare l'uso di queste tecnologie. Questo perché? Perché con una parte, diciamo, comprensibile, queste organizzazioni ambientaliste hanno richiesto controlli sempre più severi, sempre più rigorosi su questi nuovi prodotti che l'industria agroalimentare immetteva sul mercato. Il problema è che questi controlli richiedono enormi costi da parte delle aziende. Quindi le piccole aziende non erano in grado di sostenere questi costi esorbitanti, soltanto i grossi colossi agroalimentari, quali appunto le multinazionali che ho citato prima, avevano la possibilità economica di procedere con questi controlli. Quindi il fatto che si sia determinato una sorta di monopolio paradossalmente deriva proprio dalle forti pressioni che soprattutto i movimenti ambientalisti hanno fatto, richiedendo controlli sempre più severi, sempre più accurati. È un fenomeno, se vogliamo, anche un po' curioso, perché ha un che quasi di paradossale. Mi vengono in mente due cose. Prego. Però è meglio se le separo, perché sono molto, molto diverse in realtà. Da un lato mi domandavo, esiste qualche applicazione chiaramente positiva dal punto di vista dell'agricoltura o del, diciamo, dell'ottimizzazione delle piante per il fabbisogno internazionale, mondiale, degli OGM, che ha risentito di queste battaglie? In realtà io ho già in mente una cosa, che è il Golden Rice, però se c'è qualcos'altro, qualche, non so se mi sono spiegato, perché ci giro sempre troppo intorno. Dunque, sì, non so se ho capito bene, ma allora sicuramente queste campagne di demonizzazione degli OGM hanno avuto conseguenze enormi, soprattutto in alcuni paesi, e in Italia ne abbiamo avuto un esempio clamoroso, perché in Italia non solo è vietata la coltivazione di OGM a scopo appunto agroalimentare, ma è addirittura proibito coltivare piante OGM a pieno campo per scopi di pura ricerca. Il che, se ci pensiamo un attimo, è assolutamente paradossale, perché per fare noi famosi controlli di cui parlavamo prima, a volte è assolutamente necessario procedere facendo coltivazione a pieno campo, non so, per vedere se la presenza di una coltivazione OGM può influenzare coltivazioni vicine, cose del genere. È chiaro che sono sperimentazioni che devono necessariamente essere fatte a pieno campo. La legge italiana lo proibisce, infatti ci sono stati esempi clamorosi di ricercatori che magari da decenni lavoravano su colture OGM per scopi, ripeto, di pura ricerca, che si sono visti le proprie colture distrutte, cioè praticamente gli ha mandato le ruspe dentro per sradicare tutte queste piante, perché la legge italiana proibisce addirittura la coltivazione anche per scopi puramente scientifici, il che, se vogliamo, è veramente assurdo. Per fortuna non in tutti i paesi è successo questo. Se si guardano le produzioni mondiali di OGM, sono produzioni di tutto rispetto. Bisogna anche specificare forse quali sono le varietà vegetali in cui effettivamente l'utilizzo di OGM ha una rilevanza economica, e sono sostanzialmente quattro queste varietà: sono la soia, il mais, il cotone e la colza, che sono coltivate in quasi tutto il mondo, in particolare negli Stati Uniti, in Brasile, nell'Argentina, in Canada, in India, in Cina e in Sudafrica. Tornando all'Italia, che veramente rappresenta il top del paradosso in tutti i sensi quando si parla di OGM, in Italia è proibita la coltivazione sia per uso agroalimentare sia per scopi di ricerca, però non è proibito l'utilizzo, tant'è vero che ad esempio buona parte della zootecnia italiana, gli allevamenti che abbiamo sul nostro territorio, prevedono un'alimentazione del bestiame utilizzando prodotti OGM, principalmente mais OGM.
Per cui anche quei prodotti, no, che rappresentano un po' il fiore all'occhiello del made in Italy, no, in campo agroalimentare, pensiamo al parmigiano reggiano, pensiamo al prosciutto di Parma, eccetera, no, che vengono giustamente decantati come fiore all'occhiello perché sono ottimi prodotti, provengono da bestiame che è alimentato con mangimi OGM. Mm. Ovviamente questo dal punto di vista della salubrità del prodotto non ha nessuna indicazione negativa, perché questi prodotti OGM sono assolutamente innocui. Però se andiamo a vedere dal punto di vista logico, né, dal punto di vista legislativo, siamo di fronte veramente a un paradosso, perché non si possono produrre gli OGM in Italia né per la ricerca né per l'utilizzo agroalimentare, però si possono utilizzare quelli importati dall'estero. Quindi anche dal punto di vista economico è un totale non senso la normativa che vige in Italia. Sì, non so se ho risposto alla tua domanda, sì, forse hai un pochino anche a quella divagato. Dopo. Ok, allora sono così contento. Così hai risposto anche a quella dopo e quindi passiamo oltre. Bene, e allora visto che stavamo parlando di aver previsto la tua ulteriore domanda. Nel CICAP noi diciamo le cose poi invece c'è chi prevede le domande. No, non è vero, cioè, è stato solo molto bravo perché ha capito più o meno dove volevo andare a parlare. Scherziamo solo un po', dai. Ma visto che siamo sul punto, sugli aspetti legislativi di questo genere di cose, andiamo più sull'attualità e su quello che sta succedendo, è successo, succederà con la legislazione di un'altra cosa che anticipavamo prima, del biodinamico. Qual è la situazione lì? Dunque, questo è un altro bel problema, perché appunto chi ha seguito i giornali, la cronaca, no, nell'ultimo periodo, saprà che, dunque, se ricordo bene, era il 20 maggio 2021, c'è stata una prima seduta in Senato per approvare un disegno di legge. Al cui interno c'erano tante cose che riguardavano soprattutto l'agricoltura biologica, però c'era una parte all'interno di questo disegno di legge che sostanzialmente equiparava dal punto di vista normativo l'agricoltura biologica all'agricoltura biodinamica. Poi magari entriamo più nei dettagli per spiegare che cos'è. E in quella seduta appunto del 20 maggio 2021 è successa una cosa abbastanza così paradossale. Se ricordo bene, 195 senatori hanno votato a favore dell'approvazione di questo decreto, di questo disegno di legge. C'è stato un unico voto contrario, che è stato quello della senatrice a vita Elena Cattaneo. Perché la Elena Cattaneo ha votato contro, e motivando ovviamente in aula le motivazioni, appunto le ragioni del suo voto contrario? Perché lei giustamente ha denunciato quella che è una realtà, cioè l'agricoltura biodinamica è puro esoterismo, se vogliamo è stregoneria, per cui che un Senato, no, quindi uno dei massimi organi legislativi di un paese, approvi, no, una legge che riconosce, diciamo, che legittima una pratica di questo tipo è fuori da ogni, diciamo, buon senso. Cosa successe? Chiaramente per un'approvazione definitiva c'era bisogno di una successiva approvazione alla Camera. Nel frattempo c'è stata così una grossa bagarre a livello mediatico, sono usciti un sacco di articoli, insomma anche noi abbiamo cercato di dare il nostro contributo per far capire alla gente la grossa differenza che esiste fra agricoltura biodinamica e agricoltura biologica, perché molta gente magari non sa quali siano le differenze e soprattutto non sa esattamente per quale motivo riguardo all'agricoltura biodinamica è perfettamente legittimo parlare di stregoneria e di esoterismo. Quindi magari apriamo una piccola parentesi per spiegare cos'è e poi torniamo all'iter legislativo per vedere poi come è andata a finire tutta la vicenda. Sì, infatti no, io
ti interrompo perché la domanda a me viene spontanea, nel senso che seppur molto spesso si tenda a pensare appunto che diciamo le pratiche biodinamiche, biologiche si equivalgano, facciamo un po' di chiarezza su cos'è il biologico e cos'è invece il biodinamico, così anche chi ci ascolta ha ben chiari i concetti e perché appunto è importante discernere, stasera non so parlare, discernere fra le due cose. Assolutamente, anch'io parlando mi sono reso conto che prima dovremmo appunto spiegare bene quali sono le differenze. Allora, intanto diciamo una cosa, l'agricoltura biologica è normata, diciamo esiste una normativa anche a livello europeo, per cui dal punto di vista normativo almeno è ben definita. E in pratica in che cosa consiste l'agricoltura biologica? Consiste in una serie, diciamo, di pratiche agronomiche che sostanzialmente rifiuta l'utilizzo di prodotti di sintesi. Quindi rifiuta fertilizzanti di sintesi chimica, rifiuta fitofarmaci di origine chimica, eccetera. Questa però è un'affermazione così abbastanza generica, perché ovviamente anche nell'agricoltura biologica gli agricoltori devono usare dei prodotti sulle loro piante. E se si vanno a vedere quali sono i prodotti che le normative dell'agricoltura biologica consentono di utilizzare, si rimane comunque un po' perplessi, perché senza elencarli tutti, faccio solo alcuni esempi. Nell'agricoltura biologica viene consentito il trattamento delle piante con sali di rame, in particolare il solfato rameico, che è quel sale azzurro che viene utilizzato nelle vigne, no? Spesso in campagna si vedono le foglie di vite leggermente azzurrognole proprio perché hanno subito questo trattamento a base di solfato rameico. Ora, dicevo che l'agricoltura biologica, almeno in teoria, rifiuta l'uso di prodotti di sintesi chimica, però in realtà il solfato rameico è un prodotto dell'industria chimica, viene preparato proprio industrialmente facendo reagire acido solforico su cascami di rame e diciamo il punto debole dell'agricoltura biologica è che accetta determinate sostanze mentre ne rifiuta altre, però fra queste sostanze non c'è una differenza diciamo sostanziale, per cui anche i principi dell'agricoltura biologica sono piuttosto discutibili proprio perché sono frutto di scelte arbitrarie sostanzialmente. Poi ci sarebbero tante altre cose da aggiungere sui limiti dell'agricoltura biologica. Ad esempio, nell'agricoltura biologica le rese quantitative per unità di superficie coltivata sono molto più basse rispetto a quelle dell'agricoltura convenzionale. E questo non ha aspetti soltanto economici, ha aspetti anche di tipo ambientale, perché insomma a questo mondo siamo 8 miliardi, se vogliamo nutrirci tutti dobbiamo prestare la dovuta attenzione all'aspetto quantitativo, quindi per mantenere la stessa produzione se diminuiscono le rese unitarie è chiaro che l'unica soluzione è aumentare la superficie coltivata e questo ovviamente ha un impatto ambientale notevolissimo, pensiamo alla deforestazione che questo comporta eccetera eccetera. Quindi l'agricoltura biologica ha i suoi problemi di vario genere, poi se volete ne affrontiamo altri, però almeno l'agricoltura biologica non cade nella stregoneria, non cade nell'esoterismo, cosa che fa invece a pie pari l'agricoltura biodinamica, che è una cosa molto diversa da questo punto di vista rispetto all'agricoltura biologica. Allora, intanto l'agricoltura biodinamica storicamente nasce negli anni 20 del Novecento per opera di un solo signore, un signore che si chiamava Rudolf Steiner, era un filosofo esoterista, tuttologo, perché lui si è occupato di una infinità di cose che vanno dalla
pedagogia, alla teologia, all'agricoltura. Quindi già questo atteggiamento di tuttologo dovrebbe far nascere qualche sospetto, no? Perché a sto mondo nessuno può essere tuttologo, no? Può essere esperto di qualsiasi settore. Comunque, a un certo punto, negli anni 20, Steiner cominciò a occuparsi di agricoltura senza avere assolutamente nessuna preparazione in campo agronomico. Tenne una serie di conferenze pubbliche nelle quali stabilì tutta una serie di pratiche agronomiche che oggi determinano quella che viene chiamata agricoltura biodinamica. Perché ho sottolineato più volte che si sconfina nell'esoterismo e nella stregoneria? Allora, prima di tutto Steiner sottolinea l'assoluta importanza di tenere conto delle influenze astrologiche sulle colture, cosa che dal punto di vista scientifico ovviamente non è mai stata dimostrata da nessuno. Cioè, certe pratiche che lui suggerisce devono essere necessariamente eseguite quando il Sole ha una determinata posizione nelle varie costellazioni e quant'altro. Quindi sconfiniamo pienamente nell'astrologia, che come sappiamo è una pseudoscienza priva di ogni fondamento. Secondo, Steiner ha stabilito tutta una serie di preparati, quindi di trattamenti da fare alle colture, dando precise indicazioni su come ottenere le sostanze appunto da irrorare sulle piante. Sono appunto quelli che lui chiama preparati, ce ne sono di vario genere. Ce n'è uno che viene codificato con il numero 500, quindi preparato 500, che è molto più conosciuto con il nome di corno letame. Che cos'è questo corno letame? Allora, se si seguono le indicazioni date appunto da Rudolf Steiner, si deve procedere in questo modo. Bisogna prendere una vacca che abbia figliato almeno una volta, quindi che abbia partorito almeno una volta. Di questa vacca ci si deve procurare un corno, quindi necessariamente poi la vacca deve essere uccisa per ottenere i propri corni. Poi si deve prendere del letame fresco e il corno della vacca deve essere riempito con questo letame. Il tutto deve essere sotterrato, anche qui tenendo in rigoroso conto l'astrologia, quindi c'è tutta una serie di indicazioni astrologiche per decidere il momento in cui sotterrare il corno letame. Poi si deve aspettare un determinato periodo prima di disseppellire il corno di vacca contenente il letame. Finalmente, una volta disseppellito, si deve prendere il contenuto del corno, quindi questo letame che ovviamente ha subito processi decompositivi, eccetera, eccetera. Lo si deve sciogliere in una quantità enorme di acqua, per cui si ottengono delle diluizioni che sono paragonabili a quelle usate dagli omeopati. Se si fa il conto, no, di quante sostanze ci sono per litro d'acqua, si ottengono veramente delle quantità irrisorie. Alla fine, con queste soluzioni ultra diluite, ottenute in questa maniera appunto stregonesca, si irrora il terreno e, a detta di Steiner, questo dovrebbe garantire una adeguata fertilità del terreno. Ora, se si vanno a fare due conti, no, partendo dalla quantità iniziale di letame, tenendo conto dell'enorme quantità di acqua utilizzata, vengono fuori delle quantità per metro quadrato di letame che sono assolutamente irrisorie, siamo nell'ordine proprio dei pochi milligrammi, per cui non è concettualmente possibile che la presenza di questi pochi milligrammi di sostanza possa effettivamente conferire al terreno una fertilità tale da garantire poi una produzione agricola adeguata. Poi ci possono essere tanti esempi, ce n'è un altro che è particolarmente fantasioso. Noi sappiamo che un pericolo per determinate colture sono i roditori, i topi sostanzialmente, che vanno a rosicchiare non solo i frutti ma a volte anche le radici delle piante, eccetera. Steiner dà dei suggerimenti per tenere lontani i topi.
cosa bisogna fare? Allora, secondo Steiner bisogna catturare un topo giovane, specifica che deve essere giovane, bisogna ucciderlo, bisogna scuoiarlo, la pelle del topo deve essere bruciata e le ceneri ottenute vanno cosparse sul terreno. Questo, secondo Steiner, terrebbe lontani i roditori. Capite che le affermazioni della povera Elena Cattaneo, no, che in Senato parlava di stregoneria e di esoterismo, erano perfettamente giustificate, perché siamo pienamente proprio nella stregoneria pura. Ciò nonostante, 195 senatori hanno votato a favore, no, di questo disegno di legge, il quale poi in epoca più recente, quindi si tratta di pochi mesi fa, è approdato alla Camera. Per fortuna, diciamo, le parti più controverse di questo disegno di legge nel passaggio alla Camera sono state eliminate, soprattutto grazie all'intervento di un deputato, appunto, che è riuscito a far eliminare l'articolo che stabiliva proprio l'equiparazione fra agricoltura biologica e agricoltura biodinamica, e il disegno di legge è stato finalmente approvato in via definitiva. Rimangono però dei punti molto discutibili, perché fra i vari provvedimenti che questo disegno di legge appunto prevedeva, ce n'era uno molto controverso che purtroppo è rimasto. Il Ministero organizza quello che viene definito un tavolo tecnico al quale partecipano i rappresentanti dei vari settori agricoli, eccetera. Ebbene, nel disegno che è stato approvato in via definitiva rimane la possibilità che un rappresentante dell'agricoltura biodinamica sieda a questo tavolo tecnico e quindi abbia diritto, diciamo, di dire la sua quando magari si devono affrontare questioni agricole di rilevante importanza a livello nazionale. Quindi il pericolo maggiore, diciamo, è stato scongiurato grazie all'eliminazione dell'articolo che equiparava biologico e biodinamico. Però purtroppo qui in questo decreto sono rimasti alcuni punti molto discutibili. Si spera che successive modifiche parlamentari potranno in un futuro eliminare anche questi punti controversi e anche abbastanza così inquietanti, se vogliamo. Quindi questa è un pochino la storia molto sintetizzata. Sì, io per quando stavi parlando appunto soprattutto del corno sono rimasta un po' così, perché ho letto ovviamente qualcosa, ma quello che mi risulta veramente difficile credere, forse perché faccio parte del CICAP, non so, capisco che comunque era il 1920, però appunto stiamo parlando comunque non di 1300, 1400, quindi periodi in cui la scienza proprio era un po' buia. Stiamo parlando comunque di un'epoca moderna, non contemporanea, cioè, ma moderna. Com'è possibile pensare banalmente che proprio un principio come una congiuntura astrale unita a un fertilizzante fittizio, che a questo punto, cioè, mi viene da dire, sono più magari gli animali stessi che tra lombrichi, eccetera, che stanno su quel terreno, che lo concimano sostanzialmente, non è l'acqua, ma diciamo trattata in questo modo, che fanno sì. Erano conoscenze che comunque si avevano nel 1920. Sì. Cioè, come è stato possibile, mi chiedo, che queste idee prendessero piede e che ad oggi arrivassero comunque così radicate in certe parti di popolazione, perché, ripeto, non stiamo parlando, almeno ai miei occhi, dico, fosse qualcosa nato nel 300, non è che lo giustificherei, però direi non c'erano proprio competenze. Nel 1920 qualcosa già si conosceva comunque di agricoltura, di chimica, di biologia. Assolutamente sì, la tua osservazione è perfettamente legittima. Negli anni 20 del Novecento c'erano già tutte le conoscenze
per comprendere che si trattava di pratiche fuori da ogni ragionevolezza. Ho premesso che Rudolf Steiner era un esoterista e aveva tutti i suoi seguaci, no? Come ogni buon esoterista che si rispetti ha, cioè quindi una sorta di setta, se vogliamo. E questi suoi seguaci hanno fatto sì che queste credenze arrivassero ai giorni nostri, quindi è passato più di un secolo, però c'è ancora gente che crede all'efficacia di queste cose, come c'è ancora tanta gente che crede all'astrologia, che crede a tante altre pseudoscienze, no? Purtroppo il problema non si pone soltanto in campo agricolo, anche in tanti altri settori assistiamo ancora a una creduloneria abbastanza dilagante. Se si entra più nei dettagli, poi si vanno a scoprire anche aspetti, se vogliamo, anche un po' inquietanti, perché ad esempio il regime nazista in Germania ebbe un atteggiamento abbastanza favorevole nei confronti della biodinamica. Sapete che anche il nazismo aveva una sua componente esoterica, per cui questa idea della biodinamica in qualche modo si diffuse fino ad arrivare anche ai giorni nostri. Bisogna anche dire una cosa che non ho detto, per correttezza bisogna dirlo: non tutto nell'agricoltura biodinamica è esoterismo. Nel senso che evidentemente Steiner, orecchiando qua e là qualcuno che si intendeva di agricoltura, magari frequentando i contadini, suggeriva anche delle pratiche che hanno una base razionale. Per esempio, nell'agricoltura biodinamica si suggerisce la rotazione delle colture, che è una cosa assolutamente confermata dal punto di vista scientifico, perché ci sono piante che arricchiscono il terreno di determinati nutrienti, mentre ci sono altre piante che lo impoveriscono. Per cui se si alternano sullo stesso appezzamento di terreno piante diverse a rotazione, questo va a tutto beneficio della produttività. Oppure un'altra tecnica che viene consigliata nell'agricoltura biodinamica, che ha una sua fondatezza, è il cosiddetto sovescio. In pratica ci sono determinate piante, ad esempio le leguminose, che si arricchiscono durante la loro crescita di azoto. Per cui se si prendono le foglie di queste piante e si sotterrano, questo fertilizza il terreno in quanto aumenta il contenuto di azoto. Quindi alcuni aspetti sensati nell'agricoltura biodinamica ci sono anche. E questo, diciamo, andava a compensare l'assurdità di tutte le altre tecniche. Per cui alla fine anche chi adotta a rigore i principi dell'agricoltura biodinamica, qualcosa alla fine ottiene. Qualche prodotto, qualche produzione la ottiene. E questo evidentemente poi fa sì che venga in qualche modo confermata la fiducia nei confronti di queste pratiche agricole, buona parte delle quali, ripeto, sono invece pura stregoneria, puro esoterismo. Un'altra cosa che non abbiamo ancora detto, ma che sicuramente è importante sottolineare, e questo vale sia per l'agricoltura biologica sia per l'agricoltura biodinamica, il consumatore finale, no? che è colui che insomma, raccoglie i frutti e consuma i frutti di tutta la filiera agricola, non ha alcun vantaggio né utilizzando i prodotti dell'agricoltura biologica né utilizzando i prodotti dell'agricoltura biodinamica. Cioè, se si va ad analizzare i prodotti finali e si va ad esempio a controllare, non so, l'eventuale presenza di sostanze nocive, oppure non so, il contenuto in nutrienti, praticamente non risulta alcuna differenza rispetto ai prodotti dell'agricoltura convenzionale, che sono altrettanto sicuri, altrettanto buoni, altrettanto nutrienti, eccetera, eccetera. Però c'è una differenza di fondo che incide pesantemente sul consumatore. Sia i prodotti dell'agricoltura biologica, ma ancor di più i prodotti dell'agricoltura biodinamica, costano molto, ma molto di più dei prodotti dell'agricoltura
convenzionale. Quindi in pratica il consumatore spende molti più soldi senza avere alcun vantaggio concreto, perché poi i prodotti alla fin fine non presentano differenze significative. Molta gente obietta dicendo: va bene, forse questo sarà anche vero, però sia l'agricoltura biologica sia l'agricoltura biodinamica sono più rispettose dell'ambiente. Quindi magari c'è gente che dice: io accetto di pagare di più, così facendo, no, faccio un favore, diciamo, all'ambiente. Però se ricordiamo quello che abbiamo detto prima, non è neppure vero questo, perché sia l'agricoltura biologica sia quella biodinamica hanno rese per unità di superficie molto più basse rispetto all'agricoltura tradizionale, e come dicevamo questo necessita, per ottenere la stessa produzione, di aumentare le superfici coltivate. Quindi queste pratiche possono avere un senso a livello di agricoltura di nicchia. Cioè, se c'è il consumatore fissato che vuole il prodotto biologico, ci può essere anche la piccola azienda che produce prodotti biologici per accontentare la richiesta del consumatore. Però quello che non è assolutamente pensabile è estendere a livello globale questo tipo di agricoltura, perché se lo si facesse, come diversi sostengono, diversi imprenditori, diversi diciamo promotori di movimenti ambientalisti eccetera, ma se effettivamente da un giorno all'altro tutta l'agricoltura mondiale diventasse biologica, sarebbe una catastrofe a livello globale, perché o aumenterebbe a dismisura il problema della fame, perché non ci sarebbe abbastanza produzione per soddisfare tutta la popolazione mondiale, oppure, ripeto, se si volesse fare sì che tutti quanti gli abitanti della Terra continuassero ad avere lo stesso apporto alimentare che abbiamo oggi, bisognerebbe deforestare altro che Amazzonia, cioè bisognerebbe aumentare a dismisura la superficie coltivata, e questo sarebbe un disastro ambientale inenarrabile. Quindi, ripeto, coloro che dicono bisogna convertire tutta l'agricoltura al biologico dicono delle scemenze. Quello che è preoccupante è che, ad esempio, anche a livello di comunità europea c'è il famoso Green Deal di cui si sente tanto parlare, che se si va a vedere nei dettagli prevede un aumento considerevole dell'agricoltura biologica a livello europeo. Ma questa è una politica assolutamente suicida, per i motivi che abbiamo detto, e quindi bisognerebbe pensarci molto bene. Purtroppo ci sono tanti politici che sono in qualche modo innamorati del biologico, e qualcuno anche del biodinamico, ma non si rendono conto delle conseguenze gravissime che un'estensione di queste tecniche agricole avrebbe proprio sulla popolazione mondiale. Quindi sono temi estremamente delicati. Quest'ultima cosa che dicevi mi pone il quesito: quindi qual è la situazione, dato che poi comunque fortunatamente quello che viene deciso, cioè se viene messo, se viene fatta una regola generale in Europa, fortunatamente abbiamo magari con un po' di margine, ma dobbiamo starci dentro anche noi. La situazione in Europa e negli altri paesi, quindi precisamente con queste cose qui, qual è? Dunque, attualmente, per fortuna, come dicevo, sia l'agricoltura biologica che quella biodinamica sono agricolture di nicchia, cioè se si vanno a vedere le percentuali proprio di produzione a livello mondiale sono percentuali estremamente basse. Per fortuna il grosso dell'agricoltura utilizza fertilizzanti, utilizza agrofarmaci e utilizza piante anche geneticamente modificate, come abbiamo visto, perché forse mi sono dimenticato di dirlo, ma sia l'agricoltura biologica sia l'agricoltura biodinamica rifiutano categoricamente l'utilizzo di qualsiasi pianta geneticamente modificata. Questo però, anche dal punto di vista ambientale, non è una scelta saggia, perché ad esempio io ho citato quelle che sono le principali coltivazioni OGM praticate nel mondo, no? Quindi la soia, il mais, eccetera, quelle che ho nominato prima. Ora, molte di queste varietà OGM
sono molto più resistenti nei confronti di parassiti, di muffe, funghi e quant'altro. Ovviamente questa loro maggiore resistenza comporta un minor impiego di agrofarmaci a tutto vantaggio dell'ambiente. Per cui questa demonizzazione, no, delle tecniche di ingegneria genetica fatta in nome della tutela dell'ambiente in realtà è controproducente, perché anzi l'ingegneria genetica e anche nuove tecniche più recenti che in qualche modo hanno superato anche il discorso degli OGM, tipo il famoso CRISPR, no, l'editing genomico cosiddetto, eccetera, offrono delle potenzialità enormi in campo agricolo proprio per ottenere varietà che richiedono meno interventi di carattere fitosanitario, diciamo, e questo ovviamente va a tutto vantaggio dell'ambiente. Non solo, ma è possibile ottenere varietà, ad esempio, che resistono molto meglio alla siccità. Chiaramente questo garantisce la possibilità di coltivare certe varietà in zone aride con un minor consumo di acqua, e sono tutti fattori che dal punto di vista ambientale sono positivi, e quindi non si capisce a volte l'atteggiamento irrazionale, no, di certi movimenti ambientalisti che magari hanno ottime intenzioni, perché vorrebbero veramente tutelare l'ambiente, però non si rendono conto che certe loro scelte sono controproducenti, cioè anziché tutelare l'ambiente aggravano l'impatto su di esso. Sono problemi complessi, per cui ci sono tanti fattori da prendere in considerazione, però se vogliamo fare delle scelte razionali è chiaro che bisogna prendere in considerazione tutti i fattori e poi trarre delle conclusioni adeguate. Di recente c'è stato un caso piuttosto emblematico, purtroppo i giornali non ne hanno parlato molto, riguarda lo Sri Lanka. Questa nazione, no, in Oriente, prevalentemente insulare, il presidente dello Sri Lanka è un fautore del biologico, per cui qualche tempo fa ha deciso praticamente di convertire l'intera produzione agricola dello Sri Lanka in agricoltura biologica. Addirittura lui ha vietato categoricamente, quindi ha proibito categoricamente l'importazione nello Sri Lanka di fertilizzanti, di fitofarmaci, eccetera. È passato un po' di tempo, lo Sri Lanka è sull'orlo della rovina economica, perché la produzione agricola ha avuto un calo vertiginoso. Loro producono soprattutto tè, spezie e quant'altro, che rappresentano la principale fonte di ricchezza economica del paese. Lo Sri Lanka è veramente sull'orlo della bancarotta dal punto di vista economico proprio per questa scelta scellerata di convertire tutta l'agricoltura in biologico. Tant'è vero che adesso stanno ritornando un po' sui loro passi, chiaramente, perché si sono resi conto che non è assolutamente sostenibile, nonostante ciò che viene continuamente detto, no? Si sente continuamente ripetere che l'agricoltura biologica è più sostenibile di quella convenzionale. Non è assolutamente vero, questi dati lo dimostrano. Dal punto di vista economico non è assolutamente sostenibile, ma anche da quello ambientale, come abbiamo detto. Ma io a costo poi di fare quella che rompe le uova nel paniere, tra virgolette. Allora, da un lato, prego. Sicuramente appunto possiamo dire che c'è tutta questa falsa credenza che biologico e biodinamico siano più amici dell'ambiente, che cavalca anche tutta una parte ormai radicata nella popolazione, che è legata magari alla chemofobia, all'utilizzo di determinate sostanze, eccetera. Quello che però personalmente ho notato in Italia, però penso che all'estero il trend sia, non sia troppo diverso, è che molto spesso ultimamente ci siano come delle mode, che non chiamerei proprio mode, però delle tendenze in cui acquistare determinati prodotti
con il marchio biologico o determinati, mi viene in mente appunto una cosa che mi ero segnata, c'è stato un periodo in cui io vedevo sempre la pubblicità del vino biodinamico, come se fosse un vino più buono, e questa cosa mi fa pensare, da un lato sicuramente magari c'è la convinzione, anche se errata, come tu ci spiegavi, che sia un bene per l'ambiente, ma dall'altro lato non è che anche il marketing e certe aziende ci marcino un po' sopra cercando di appunto far credere che sia più buono e più salutare qualcosa che in realtà appunto non lo è? Ma assolutamente sì, oserei dire che è solo questione di marketing. Come dicevo, sia i prodotti biologici sia quelli biodinamici al mercato costano molto di più rispetto a quelli convenzionali. Questo spiega anche perché molte aziende agricole si convertono sul biologico e sul biodinamico, perché effettivamente il produttore ha un ritorno economico molto più gratificante. Gli agricoltori tradizionali purtroppo sono messi male da questo punto di vista, perché se si va a vedere c'è un divario enorme fra il prezzo che il consumatore sborsa sul mercato e ciò che il contadino incassa, cioè c'è un divario enorme, cioè i grossi guadagni li hanno diciamo coloro che si occupano della distribuzione, il produttore ha dei guadagni molto piccoli, tant'è vero che tanti contadini, tanti agricoltori convenzionali hanno difficoltà ad andare avanti, ma questa è una questione di puro mercato o di politica agricola. Nel biologico e nel biodinamico i prezzi sono molto più elevati, per cui anche il produttore ha un ritorno economico più gratificante, e questo spiega perché anche tante piccole aziende agricole si convertono sul biologico, perché gli rende di più. Dal loro punto di vista è perfettamente legittimo che accada, no? Sono leggi di mercato, per cui le cose vanno in questo modo. Quello che è sbagliato è, diciamo, la gestione politica, diciamo, la politica dovrebbe guardare al bene comune, no, e anche alla distribuzione equa della ricchezza, cioè una politica che incentivi il biologico, che incentivi il biodinamico è controproducente, perché non fa assolutamente il bene comune, fa il bene magari dei pochi produttori che si sono buttati in quel settore, però il consumatore sicuramente ne ha un danno. Oltretutto, una cosa che non abbiamo detto a proposito del biodinamico è la seguente. Dicevo che l'agricoltura biologica almeno è normata a livello europeo, quindi ci sono delle leggi, per cui ci sono anche dei sistemi di controllo, di certificazione pubblici, diciamo, che rispettano queste leggi. Nel biodinamico, invece, di tutto questo non c'è nulla. Infatti l'Italia paradossalmente sarebbe stato il primo paese, no, che avrebbe dato un riconoscimento al biodinamico, perché nelle normative di tutti i paesi il biodinamico proprio non esiste, proprio perché è una disciplina esoterica, per cui le certificazioni, no, che le aziende richiedono, no, per aver riconosciuti come biodinamici i propri prodotti vengono rilasciate da un'azienda privata che si chiama Demeter, che è un'azienda tedesca, e quindi capite bene, cioè, affidarsi alla certificazione di un privato, cioè, che senso ha a livello di bene pubblico? Cioè, non ha nessun senso, e quindi a maggior ragione un riconoscimento di questa tecnica agricola sarebbe stato assolutamente privo di senso a livello politico. Comunque il marketing sicuramente ha un ruolo cruciale, fondamentale in tutto questo discorso. Sì, perché se non erro, correggimi se sbaglio, anche comunque la certificazione biologica è una certificazione che viene poi fornita da un ente o da più enti, non è una... Sì, sì, questo sì, però se non altro nel biologico c'è una normativa ben chiara, se un'azienda non rispetta determinati parametri non ottiene la certificazione, che sono appunto gestite a livello pubblico. Nel biodinamico neppure questo, perché tutto è affidato ai privati, i quali ovviamente fanno quello che vogliono e ovviamente non mirano al bene comune, ma mirano legittimamente al proprio interesse personale, questo è ovvio.
per chiudere, che è bruttissimo perché in realtà, come hai già detto più volte, tante cose non le abbiamo dette e sicuramente si può andare più a fondo. Sono argomenti molto vasti, per cui ci sarebbero mille altri aspetti solo che da noi affrontare. Cerchiamo sempre di non rapire troppo a lungo i nostri ospiti, cosa più che altro non annoiare gli ascoltatori, dai, perché mi rendo conto che magari può diventare pesante. Ma se loro fanno pausa, riprendono il giorno dopo, quindi secondo me poi le ascoltano le puntate, almeno nessuno ci ha mai detto che si è annoiato a metà, quindi presumo. E quello che volevo chiederti è, proprio per cercare di andare verso una chiusura in qualche modo, allora ci sono chiaramente, ci sarebbero tante cose da dire, sarebbe da fare altre 3, 4, 5, 6 puntate, ma visto che a noi piace cercare di dare un suggerimento di qualche genere ai nostri ascoltatori per dare, sai, gli strumenti che cerchiamo di fornire un po' col CICAP, che tu conosci molto molto bene, e riusciamo su questi argomenti o quantomeno su questo genere di argomenti a suggerire qualcosa per aiutare i nostri ascoltatori ad avere un approccio più critico e pragmatico, cioè oltre tutta la quantità di informazioni che gli hai dato questa che gli hai dato oggi? Ma le indicazioni sono un po' sempre le stesse, cioè non seguire le mode, no? Parlavamo prima di mode, purtroppo tanta gente si fa influenzare dalla pubblicità, dalle notizie che circolano sui vari mezzi di comunicazione, eccetera, eccetera. Quindi guardare sempre con un po' di sano scetticismo, no? le informazioni che ci raggiungono quotidianamente. Cercare di approfondire le cose, cioè se uno è interessato al biologico, magari sarebbe bene che prima di andare sul mercato a spendere soldi acquistando prodotti biologici cercasse un pochettino di capire meglio che cos'è. Lo stesso vale per il biodinamico o per qualsiasi altra cosa. La rete, ovviamente, no, che spesso viene demonizzata in quanto portatrice anche di false notizie, però offre anche delle opportunità magnifiche per ottenere informazioni attendibili. È chiaro che bisogna selezionare le fonti, però ci sono tante istituzioni scientifiche che forniscono tramite la rete informazioni al pubblico, quindi con un po' di pazienza, ricercando un pochettino, tutte queste cose che abbiamo detto questa sera si trovano facilmente. Poi prestare attenzione a coloro che sono veramente esperti del settore. Se parliamo di agricoltura, sentiamo veramente qualcuno che se ne intende, non so, qualche docente universitario di agronomia, qualcuno che gestisce un'azienda che seria, che ha un'esperienza nel settore. Quindi non lasciarsi così influenzare dal sentito dire, dal classico mio cugino, no? come si dice, ma cercare come sempre di documentarsi da fonti che siano affidabili, serie. Ci sono libri che affrontano questi problemi, quindi il modo per ottenere informazioni corrette c'è, basta avere la pazienza di andare a cercare queste informazioni con un po' appunto di attenzione, senza fidarsi delle prime cose che si trovano in giro. Direi che con questo allora possiamo pensare di liberarti, cosa dici Penny? No, tranquillo, per me non c'è problema. Sì, no, più che altro appunto io avrei altre 200 domande, però tendiamo appunto a non rapire gli ospiti, però io confido di riaverti appunto con noi al più presto, perché davvero l'ambito è vastissimo, le domande sicuramente, almeno da parte mia, penso anche da parte di Enrico, sono anche ancora tante. E se c'è proprio così chiusura lapidaria per quanto riguarda la mia parte, se c'è un testo, un qualcosa che riassume, anche scritto da te, va bene anche l'autopromozione qui, che riassume un pochettino i concetti di cui ci hai parlato, che possiamo consigliare a chi ci ascolta.
Ma dunque è sempre un po' antipatico fare autopromozione, però visto che me lo chiedete espressamente, dunque io nel 2016, quindi qualche anno fa, avevo scritto un libro che si intitola Naturale uguale buono, punto di domanda, e cerco di sviscerare un po' nei vari capitoli i vari ambiti in cui proprio la moda del naturale si è diffusa negli ultimi anni, tra cui il settore agricolo, il settore alimentare e tanti altri. Quindi anche i temi di cui abbiamo parlato stamattina vengono affrontati in questo libro, il biodinamico, gli OGM, eccetera. Ma comunque poi ce ne sono tanti altri libri, non so, mi viene in mente Contro Natura degli amici Bressanini e Mautino. Sono libri molto ben documentati che sviscerano bene tutte queste tematiche e chi li legge effettivamente ottiene informazioni attendibili che non sono il sentito dire di cui parlavamo prima. Perfetto. Direi che, appunto, come ha detto Penny, con questo ci siamo. Ti liberiamo. Bene. Ti ringraziamo soprattutto. Ma grazie a voi, è stata una chiacchierata piacevole. E soprattutto bisognerà rifarlo, cioè anche approfondire magari qualche dettaglio specifico. Anzi, ai nostri ascoltatori che volessero avere qualche come dire, approfondimento specifico, scriveteci alla mail podcast@cicap.org e vedremo di chiedere a Silvano di tornare per approfondire. Volentieri. Quindi grazie di nuovo Silvano, grazie Penny anche e grazie a chi ci ha ascoltato. Grazie a voi. Ciao. Ciao. Ciao.